Ho fatto due piccoli errori dovuti al fatto anche di stanchezza, perché stiamo giocando tanto. Ha compromesso secondo me un'ottima prestazione contro una corazzata. La partita l'avevamo impostata che all'inizio dicevamo l'iniziativa per fargli sprecare energie, e poi il secondo tempo avremmo fatto nella partita, e questo è avvenuto. Mi spiace non aver portato a casa neanche un punto. Compensa il fatto che sentivo sempre: adesso siamo fortunati, questa sera poi invece. Nel calcio quello che ti dà poi ti toglie da un momento all'altro. Sono tranquillo perché la squadra sta bene fisicamente, nonostante perdiamo pezzi in continuazione, lavora fino alla fine, ha voglia. Adesso dobbiamo stringere i denti perché perderemo due giocatori per squalifica. Dobbiamo arrivare al 4 e recuperare perché in questo momento diciamo, stiamo veramente essendo corti per i cambi. Però ho visto una squadra che non si fa mettere sotto anche da un avversario importante. Sì, questo sono pienamente d'accordo. Noi c'è stato per 25 minuti, abbiamo schiacciato nella loro area il Monza. Abbiamo avuto tre situazioni importanti per pareggiare. Una è stata bravissima il portiere, le altre siamo stati un po' meno lucidi, ma questo è dovuto anche a tante alle partite ravvicinate, come poi agli altri. Però sono convinto che la squadra abbia disputato una buona partita. Mi spiace per non aver portato niente. Compensa il fatto che ultimamente forse qualcosa in più avevamo preso in prestazioni meno brillanti di questo. Non che a giudicare perché veramente mi sono preso l'impegno di non criticare, però oggi veramente noi sembravamo che dovevamo non entrare perché sennò tutte le mostre le fanno, loro potevano fare quello che volevano e gli fischiavano. Quindi mi sembra stata una direzione un po' senso unico, non ha determinato il risultato assolutamente. Però ci sono delle partite che vengono indirizzate. Se tutte le volte che io entro a un contrasto mi fischi fallo e loro possono entrare anche a gamba tesa e non viene fischiato, un po' i miei giocatori un po' si intimoriscono. Infatti a fine primo tempo ho detto ora basta, cerchiamo di capire, di entrare anche noi. Secondo tempo infatti noi siamo saliti in cattedra. È il momento, in questo momento sono squadre come noi che perdono per il Covid, noi siamo in questo momento un po' più fortunati di altre squadre, non dobbiamo piangerci addosso, ci dispiace per quei giocatori che non ci saranno, però sono convinto che siccome stiamo lavorando bene, veramente bene da gruppo, chi sostituirà il 30 ai giocatori vorrà portare a casa il risultato perché noi dobbiamo stringere i denti per portare altri risultati da qui al 30 e poi veramente riposare. Spero di sì, perché lo stiamo trattando come uno Swarovski, nel senso che abbiamo paura che un giorno dice sto un po' meglio, un giorno dice un po' male, quindi la schiena gli dà queste sensazioni al polpaccio, quindi dobbiamo stare attenti. Chiaro che il 30 deve stringere i denti, deve sacrificarsi per la Cremonese, deve cercare di giocare, perché in questo momento poi se no siamo veramente anche contati e non sempre come pordenone riesce poi a portare a casa la partita.